Una delegazione delle oltre 1500 vittime di quella che è stata definita la targa truffa si è riunita in presidio in via Argine. Al centro della protesta un cospicuo numero di targhe, risultate inesistenti e rilasciate senza che fosse presentata la corretta documentazione. Ciò ha portato al sequestro stativo delle vetture, che adesso rischiano di non poter tornare su strada. I sospetti sarebbero ricaduti su un'agenzia di pratiche automobilistiche di Volla, alla quale si erano rivolti gli acquirenti e che dopo aver realizzato i fascicoli ha chiuso i battenti. Sulla vicenda vuole vederci chiaro il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha presentato un'interrogazione parlamentare. Almeno per quanto sto riscontrando io, non c'è stata alcuna collaborazione in questo momento per venire incontro alle esigenze dei truffati, che sono singoli cittadini, concessionarie e altre realtà di questo tipo. La magistratura sta indagando, ma intanto non si fanno passi avanti e questi cittadini non possono né utilizzare la macchina né avere indietro i soldi. E la strafottenza rispetto a problemi di tutte queste persone è un segnale di grande degrado burocratico. A portare avanti la battaglia in tribunale, il legale del comitato vittime delle targhe Wanted, Angelo Pisani. La motorizzazione di Napoli ha deciso di bloccare un'ipotesi di truffa, chiedendo alla polizia stradale di prelevare dai autoveicoli pagati a caro prezzo e regolarmente da tanti automobilisti le targhe dei veicoli. Quindi ogni acquirente in buona fede si è ritrovato con un veicolo inutilizzabile che diventerà un ferro vecchio e non c'è nessuna risposta né dalle istituzioni, né dalla legge, né dalla giustizia. Destinataria della protesta anche la motorizzazione civile di Napoli, come spiega Giovanni Legnini, una delle vittime della truffa. La cosa che mi ha dato più fastidio è che ho chiesto l'autorizzazione sia alla Questura di Napoli, che sono stati molto gentili e disponibili, ma la motorizzazione di Napoli, che ha larghi spazi all'interno, non ci ha concesso l'autorizzazione ad entrare a manifestare. Forse ha paura di qualcosa, non lo so.